Gente live, Maria Boccia. Com'è bella, la vorresti in lampo te. Ma guardandomi dall'occhio, sì, tu stai vicino, sì, tu sei così e ti basta ciò che hai. Un grande spettacolo, dal classico al pop napoletano, tutto in un coinvolgente live. Maria Boccia, un grande spettacolo da non perdere. È arrivato il momento di valorizzare il tuo talento, di uscire dalla mischia. Village Music Academy. Ti accompagneremo verso grandi traguardi dove il tuo talento merita. Nella nostra accademia avrai l'opportunità di confrontarti con produttori, attori, registi, personaggi importanti dello spettacolo che sapranno indirizzarti e guidarti dove meriti. Village Music Academy. Noi con voi per crescere insieme. Attualità, interviste, spettacoli, tutto questo e molto di più nel tuo nuovo canale streaming, Global Event Communication. Perché comunicare è di tutti. Global Event Communication, live streaming, il tuo canale. Il volo con grande amore. L'autore della canzone del volo, ovvero Francesco Boccia, appunto, quindi grandissimo scoop, complimenti. Al Sanremo del 2001, tra le nuove proposte, c'era una coppia formata da Francesco Boccia e Giada Caliendo. Il brano divenne subito un successo. Turu Turu. Ma qualcosa tra di noi può succedere lo stesso, non ci arrenderemo mai. Fino a che sarà successo, duro, duro, duro nella testa, nella testa, ma male adesso dico, che c'è un duro, duro nella vita. E cominciamo a volare nel cielo infinito. Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di braccio e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro, gridarti ti amo, ricominciamo. Ciao Francesco Boccia. Francesco Boccia, mio piccolo. Note, musica, musiche e parole. Un grande brano, un brano che ha fatto davvero il giro del mondo, ma non solo una volta, più volte. Grande amore. Lei chi è? Che rapporto ha con questo brano? Io sono l'autore insieme. E allora Francesco Boccia con noi, e chi più ne abbia ne metta, perché insomma dopo queste grandi. Ciao Francesco, intanto come stai? E un abbraccio. Ciao, buonasera, buonasera, sto bene. È tutto, mi sento bene. Come se mi stessi appena svegliando, perché certo, sono cambiate talmente tante di quelle cose in quest'anno. Guarda, quest'anno per me, al di là del virus, è stato proprio... è iniziato proprio in una maniera tosta, e quindi il coronavirus è stato, diciamo, poi la ciliegina sulla torta, però certo, è stato veramente per non farci effetti che non dimenticheremo mai più. Guarda, con me io sono, ne sono oltremodo convinto.
dicevo, è per te abituato a fare veramente tantissime serate in giro per l'Italia. Questo è uno di quei momenti che fa riflettere, no, e non poco, no? Perché adesso poi vedremo, parleremo nel corso della trasmissione, dopo i vari successi che chiaramente hai riscosso prima con il Sanremo e poi con questo grande capolavoro che ormai cantano i Pinguini in Australia, io lo dico sempre, Grande Amore, no? Che praticamente ha fatto chiaramente il giro del mondo in lungo e largo, e chiaramente tu nelle tue serate riproponi chiaramente la tua versione, quella che fu all'inizio programmata per chissà magari quale altro artista. Sì. Raccontaci, sì, un diciamo, po'. Quindi. È una canzone che ho presentato per la prima volta al Festival di Sanremo, penso nel lontano 2003. E l'ho presentata almeno per 6-7 volte, ma tornava sempre al mittente con la solita scusa che era una canzone che un po' fuori moda, troppo vecchia, demodé, e quindi demodé. Siccome al festival poi si è sempre voluto portare un po' la novità, questa cosa veniva un po', non veniva capita all'epoca. Soltanto che sai com'è, che io ci ho creduto talmente tanto, ma non solo io, insieme a Tommy Esposito, che è l'altro autore, insieme a Pasquale Mammaro, che è il nostro editore. E salutiamo grande personaggio. Ci abbiamo creduto talmente così tanto che abbiamo semplicemente aspettato il momento giusto. Il momento giusto è arrivato nel 2015, quando avevamo ancora questa canzone nel cassetto, che avevamo intuito che magari se fosse stata cantata da delle voci importanti tipo tenori, soprani, la cosa avrebbe preso un gusto più internazionale. E così presentammo un duo lirico a Grande Amore, con Grande Amore nel Sanremo Giovani di Carlo Conti, con questo duo che si chiamano gli Opera Pop. Soltanto che Carlo Conti, quando ascoltò la canzone, se ne innamorò talmente tanto che volle a tutti i costi portarla nei big, e sapeva che il volo, insomma, era tra quelle produzioni che volevano partecipare al festival. Si erano presentati con dei pezzi che non avevano entusiasmato Carlo Conti. Conti, che è un grandissimo disc jockey, assolutamente ha captato subito, ha capito subito che quella canzone era perfetta per il trio del volo. E quindi così ha fatto. Tu, Francesco, mi dai un assist importante, no? Perché io lo dico sempre, per noi che abbiamo fatto radio, almeno io ne vanto di questo, perché dico sempre, chi ha fatto radio ha un ascolto diverso delle canzoni, no? Chi ha vissuto la radio, la comunicazione con quello che è il pubblico radiofonico, secondo me percepisce prima quello che può essere eventualmente un successo per l'ascolto. E Carlo in questo è oltremodo brevissimo, quindi ha fatto è stato un campione proprio, perché poi ci ha azzeccato. Ma è la canzone non è che ha vinto solo il Festival di Sanremo, oggi è una canzone che si trova tra le 5 canzoni più cantate al mondo, italiane, no? Io ho fatto, e questa è una bella cosa. Assolutamente sì, io ho fatto una ricerca e credo che sia veramente non ascoltata, ascoltatissima. Questa è una canzone che veramente sta superando ogni aspettativa. Però quello che dicevi naturalmente tu... Io devo fare i più grandi complimenti, insomma, quelli che veramente hanno dato anima a questa canzone. Sono stati tre ragazzi del volo, sono stati il volo, perché partiamo da un presupposto, è un'alchimia, è veramente un'alchimia, la canzone perfetta per il gruppo perfetto, ed è una cosa che succede raramente, infatti quando poi succede diventa un successo mondiale, e così è andato. Io peraltro sono pienamente convinto che dal primo ascolto, quando tu vedi Sanremo, i primi ascolti non ti aiutano tanto, no? Attraverso, parlo da telespettatore della TV, però quella canzone è entrata subito perché si capiva benissimo. Subito, sì. Quindi ha avuto... Io ero lì e l'ho vissuta proprio sulla mia pelle.
stata una cosa che non dimenticherò mai, la consapevolezza di aver creato una cosa bella è stata lì. Guarda, e questo lo raccontavamo in un'altra puntata, ci sono quelle canzoni che passano immediatamente attraverso la pelle della gente, no? E rimangono per sempre indelebili, e questa è una di quelle. Grande amore è proprio l'effetto immediato, no? Che difficilmente si ha comunque quando si va a ascoltare una manifestazione ex novo, si ha la sensazione che magari hai bisogno di più tempo per percepire la musica, il testo e altre cose, ma quella invece è arrivata subito e lo hanno dimostrato in sala e il pubblico che stava lì, ma anche chi era a casa, perché l'indomani già la canzone era sulla bocca di tutti, quindi cioè, c'era questo grande amore che viaggiava a 3000 km orari. E questa è una cosa che non sempre si ha per scontata, no? Pensa a me che io lo sapevo già, lo sapevo dentro di me, l'ho sempre sentita questa cosa, che quella canzone aveva bisogno di un maestro importante per la gente. Ti arrivano i saluti dal maestro Vincenzo Castro, che è con lì. Ah, buonasera Vincenzo. E lui di emozione, ne ha vissuta pure qualcuna con lo specchio dei pensieri a Sanremo, voglio dire, insomma, ha fatto... Come no, volevo dire. Momenti che raramente, diciamolo francamente, raramente si possono dimenticare, perché l'emozione, l'adrenalina, tanto più quello che è il riscontro del pubblico che ti offre quell'assist per tu avere questa grande soddisfazione, te lo fa capire subito, e quindi questo diventa fondamentale. Io immagino te in quella però sera. La cosa forte di questa canzone è che c'è proprio del vissuto dietro, cioè ci sono stati tanti anni dove gente come me che aveva creato questa creatura ci credeva talmente tanto, e nonostante le porte in faccia poi abbia avuto tutto questo successo, non è una cosa che io la lascio passare così, insomma, io penso che abbia un significato grandissimo, possa essere di aiuto, a me mi aiuta tantissimo, soprattutto nei momenti quelli là bui, brutti, penso a questo evento che è successo, che ho vissuto, e mi faccio subito di nuovo forza, perché e poi, insomma, peraltro, qualcosa al di là della raccomandazione, del tuo stare nell'entourage, insomma, bisogna credere nei sogni, ma talmente tanto che lo devi anche dimostrare. Noi l'abbiamo dimostrato e poi è successo. Inseguire nel tempo quelle che sono anche le sconfitte, perché dalle sconfitte credo che si prenda una grande lezione, no? E poi chissà, all'improvviso, come in questo caso, le cose si cambiano e diventano mega galattiche. Per esempio, perché all'Euro Festival loro arrivarono secondi, mi pare, con la canzone, no? Al terzo posto arrivati. Al terzo posto, però erano primi in tutte le classifiche popolari d'Europa. Stavo proprio i complimenti non solo al volo, ma soprattutto a Francesco Boccia. Io dico, grazie. La canzone è interpretata in maniera magnifica dal volo, per carità, però l'autore, e bisogna ricordarvi sempre questi autori, perché sennò poi finisce il prestigio della comunione di beni, io la chiamo, no? L'autore scrive delle parole, e una canzone deve diventare bella perché poi l'artista la canta, ma dietro c'è un lavoro non indifferente in merito a questo. Invece era il semplicemente correva l'anno, invece parliamone insieme, 2001, lì siamo a Sanremo tuo, il primo Sanremo tuo del 2001, sì. e lo fai con Giada Caliendo, no? Peraltro anche lei figlia d'arte, ricordiamolo, perché insomma... Io non sono figlio d'arte, lei è figlia d'arte. Lei è figlia d'arte, lei è la figlia di Caliendo del Giardino dei Semplici, se non mi ricordo. Sì, ex cantante del Giardino dei Semplici, che hanno fatto insieme. Hanno fatto veramente anche tante cose. Arriva questo brano che sembrava, come dire, la canzonetta della porta accanto, invece colpisce i ragazzi, ma non solo, mette questo turu turu nella testa di tutti, no? Che diventa... c'è il maestro Mauro Spenillo che ti manda a dire quel Sanremo me lo ricordo. Ha detto se lo ricorda, certo che se lo ricorda, perché Mauro...
all'epoca partecipò al Festival di Sanremo insieme a me con Principe e Socio M. Loro arrivarono proprio al quarto posto con una canzone bellissima, entrata di prepotenza nella storia della musica italiana. È stato mio ospite il buon Mauro Spenillo, però non me l'ha fatta ascoltare la canzone, quindi rimproveriamolo adesso, la prossima volta la deve portare, me la deve far ascoltare. E però... poi tra l'altro Mauro è anche un grandissimo autore, perché anche lui è insieme a Sannino l'autore di questa canzone che sta facendo il giro del mondo, che Abbraccio. Guarda, li abbiamo, quindi... abbiamo avuti ospiti la settimana scorsa entrambi ed è stato una... ma lo sai la cosa più bella qual è? Dimmi. E io e Mauro abitiamo nello stesso quartiere, siamo cresciuti tutti e due a Fuori Grutta. Capisci? E abbiamo fatto tutte e due delle belle cose. Vedi, queste sono le cose più belle che mi piace sentire e raccontate da voi, che comunque le avete vissute, assumono un altro sapore bello di grande unione. Perché io lo dico sempre, la musica deve servire ad unire tutti, no? E sì. Perché credo che un abbraccio forte a te, Mauro, ci manda un abbraccio Mauro Spenillo, dove il messaggio di Mauro, mandatemelo perché... Ecco qui, un abbraccio forte. La prossima volta che vieni ospite portami il brano di Sanremo, perché se io non l'ho ascoltato quel brano e adesso me lo vado a cercare. Dicevo, abbiamo presto una collaborazione? Assolutamente sì, Mauro, e che sia il prima possibile, e lo sai quanto ti voglio bene, quindi... Dicevo, correva l'anno 2001 e ad un certo punto arriva sto Turu Turu, no? Come nasce questa canzone, Francesco? Guarda, questa canzone è nata in un periodo dove era proprio impensabile che nascesse una canzone che si chiama Turu Turu, perché era un periodo dove ero completamente avvolto nella musica rock, portavo in giro uno spettacolo, si chiamava Anima Rock, e cercavo e scrivevo in quel modo là, cacciando fuori questo lato qui che era più istintivo, più giovane. E tra i tanti pezzi che componevo in quel periodo uscì Turu Turu, questa canzone totalmente diversa da quello che stava frullando nella mia mente. È uscita di prepotenza una mattina che, sai, mi ricordo che pensavo che cosa facesse la mia ragazza quando non c'ero, queste cose qua, questi pensieri da adolescente. E così è nata Turu Turu. Turu Turu è quel pensierino malefico che non ti fa dormire la notte, quell'insicurezza di un ragazzo di 20 anni. Ti voglio dire che a distanza di anni, a parte il fatto che io l'ho sentita in tutti i locali dove mi è capitato andare a sentire musica, e poi c'è questo fatto che questa canzone, come dici tu, arriva dritto in un momento magari particolare dell'amore, allora si ritorna su questo Turu Turu in testa e sì. hai permesso di ricordare tante cose. Una buona serata. Poi c'è anche da dire che quando ti presenti al Festival di Sanremo, all'epoca poi sia i giovani che i big avevano gli stessi spazi, erano comunque delle belle vetrine, io dovevo combattere contro una trentina di canzoni tra big e giovani, quindi portare una canzone che avesse un titolo intrigante era anche una sorta di furbata, no? Assolutamente. Un po' il titolo, un po' la coppia che di solito funziona sempre a Sanremo, la canzone ha avuto subito. Ma guarda, io intanto andiamoci a vedere insieme quel piccolo momento che poi è diventato grande e indelebile nella mente di tanti italiani. Dove sei, se mi stai portando dentro, meno male che tra noi sta nascendo un sentimento che fa turu 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 turu. Io vorrei chiamarti ma non ho una scusa, hai sbagliato a darmi il numero di casa, riesco a immaginarti tutta sola, che peccato che non te l'ho detto ancora, che non sto mangiando più, che non vedo più gli amici, che mi manchi solo tu, le tue mani, i tuoi sorrisi, ma qualcosa tra di noi può succedere lo stesso, non ci arrenderemo mai fino
fino a che sarà successo questo turo nella testa. Nella testa. Mi sta troppo male adesso, dico. Ma adesso dico che c'è un turo nella vita mia che cancella tutta la malinconia. Da domani proverò a sentirmi un po' diversa. Mi piaci come sei, meglio se resti la stessa. Da domani canterò sottovoce una canzone. E quando io la sentirò sarò colmo di emozione. Altri due secondi e allontanerai questo se c'è ancora turu nella testa, per la testa, perché se ti innamori quello resta. Ogni giorno viene a farti compagnia, neanche il vento se lo può portare via. E non chiedermi cos'è questo vuoto nella mente, perché sei vicino a me anche quando sei distante. Troveremo dentro noi qualche cosa di importante. Con un questo turu nella testa che ci prende come un gioco fatto apposta. Da domani scoprirai che rimane solamente turu. Ma io vorrei capire da te una cosa. Pronto, ci sei? Vorrei soltanto immaginare e capire una cosa da te, perché questo non riesco a capirlo. C'era un in mano, aveva Giada, che peraltro io volevo ricordare, è dispiaciutissima di non essere con noi questa sera, ma aveva un impegno lavorativo, però avrebbe veramente gradito di essere con noi. Questo va un saluto a Giada Caliendo. La salutiamo, ciao Giada. Ci aveva un ciondolino in mano alla fine, che era un portafortuna, quello che aveva. Sì, è il classico cornetto napoletano. Tanto per non farci mancare niente. No, perché noi del sud siamo così, siamo molto scaramantici, figuriamoci se in un'occasione del genere non prendiamo le dovute precauzioni. Senti Francesco, e a parte questi due grandi successi, il tuo tour con i Made in Italy, no? Parlami un attimo di questo tour, che ormai spero si possa riprendere quanto prima in modo tale. Sì, ma ringraziando a Dio ritorniamo in scena venerdì prossimo, venerdì 19, ritorniamo dopo questa lunga, diciamo, attesa. Questa lunga palco, che è il palco dello Show Bull di Agnano, dove si fa, diciamo, è uno di quei posti, di quei pochi posti dove a Napoli si fa musica di altissima qualità. E quindi ritorniamo lì. Naturalmente è una cena spettacolo, quindi con i tavoli, con le distanze, certo, con le solite precauzioni, mascherine, certo, roba varia. Si cerca di partire, perché così bisogna fare. Insomma, io faccio un plauso a tutte le persone che stanno facendo questo atto di coraggio, di continuare le loro attività, di riaprire i locali, di far continuare la musica dal vivo, perché è vero. Ci sono tantissimi musicisti a Napoli che hanno bisogno comunque di lavorare. Al di là del lavoro è proprio una questione di respirare, c'è gente che ha bisogno del palco per stare bene. È verissimo, Francesco. E Capasso mi dice: puoi chiedere a Francesco se è vero che sto brano all'estero ha venduto tantissimo? Ma sì che ha venduto tantissimo, parla di Turu Turu, eh? Sì, Turu Turu. Allora, tu pensa che proprio prima del Covid ho avuto una bellissima notizia, perché Turu Turu, dopo vedi quanti anni, sono quasi 20 anni, è diventata la colonna sonora di una pubblicità in Brasile. Capito? E questa cosa
insomma, un po' me l'aspettavo, perché in Brasile ha venduto più di 2 milioni di copie, perché l'hanno ricantata un gruppo di due ragazzi, sono un fratello e una sorella, si chiamano Sandy e Junior, e in Brasile, insomma, nell'America Latina sono veramente famosissimi. E questo riempiono gli stadi come il Maracanã, mi sono arrivati video dove 250.000 persone cantano Turu Turu in Brasile. Questo è a testimonianza che la nostra musica, la musica italiana, quella musica che parla d'amore, che ci fa sentire bene, ci fa anche stare con il ritmo giusto della vita, viaggia nel mondo, viaggia ed è ascoltatissima. Questo è un pregio che noi dobbiamo comunque conservare. A noi ci amano tantissimo, soprattutto quando facciamo gli italiani. Bravo, quando cominciamo a fare insomma gli inglesi, gli americani, non diventa più una cosa reale. Quindi è vero. Potremmo, abbiamo veramente una cultura grandissima per quanto riguarda la musica. Secondo me sarebbe buono impegnarsi a far andare avanti la nostra cultura. Lasciami salutare un grande impresario, Giuseppe Palumbo, una buona serata. Buonasera Giuseppe. Sono veramente tanti, io lo dico sempre, ogni tanto riesco a mandarne qualcuno messaggio, però comprendete anche che è difficile stare dietro a tutti i messaggi. Cioè, per esempio, quello che stavamo dicendo prima, che oltretutto è veritiero al 100%, la nostra musica deve essere italiana, non cerchiamo di fare gli americani, perché poi come dice qualcuno, quelli ci sono, esistono, sanno fare la loro musica. Ma al di là di questo, io parlo di spazi, di spazi. Cerchiamo di passare per radio più canzoni italiane, perché è una cosa che ci tornerà sicuramente utile. Capito? Incominciamo a far apprezzare ancora di più ai giovani italiani, che ne sono tantissimi, la nostra musica, la nostra cultura. Quindi secondo me bisognerebbe proprio unirsi e credere di più nella musica italiana, perché la musica italiana all'estero risponde benissimo, lo sa benissimo il Volo, lo sa benissimo Laura Pausini, adesso Ramazzotti, che ce ne sono tantissimi. Dicevo, qui stanno messaggiando tutti gli impresari in giro per l'Italia, Marella Figuccia è una grande manager, peraltro. Dicevo, ci sono... Io saluto tutti, un bacione a tutti, vi abbraccio. Ci sono quelle cose che tu stavi dicendo adesso importanti, per esempio io da quando in radio si hanno le famose playlist è cambiato veramente tanto e passa molta musica straniera e forse pochissima rispetto a quella che dovrebbe essere invece italiana, quindi questo dovrebbe essere da monito anche per le radio. Io apprezzo tantissimo per esempio Radio Italia, che è un canale dedicato totalmente alla musica italiana, e dovrebbero farlo più spesso anche gli altri, perché noi abbiamo bisogno di far veicolare la nostra musica, perché piace, perché comunque è apprezzata in tutto il mondo. Senti, io ho preparato una cosa che risale ad un tuo spettacolo, dunque, l'anno che verrà era il 2011, sì, se non erro, vediamo il contributo. E io l'ho fatto più volte, me lo devi far vedere. Mi sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40. Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta. Ti bastano 10 minuti per giungere a casa nostra. La chiave ricorda che è sempre lì, lì sulla finestra. E nel far le valigie ricordati di non scordare qualche cosa di tuo che a te poi li faccia pensare. Io la pasta ti rendi conto che tu che non soffriamo di più, ogni istante che passa di più non piangere, presto vai, presto, presto.
presto, o presto, grazie. Beh, quanta gente c'era lì, quanta gente, mamma mia. Il Capodanno italiano, siamo stati sempre lì. Molto divertenti, sì. Siamo sempre lì, noi italiani siamo bravi anche a organizzare queste cose, ma lasciateci la musica italiana, mandiamola di più dovunque, facciamo spettacoli con gente italiana, perché lo meritiamo, noi veramente siamo in grado di fare delle manifestazioni importantissime. Senti Francesco, una domanda, se tu dovessi andare a ritroso nella tua vita, no? E ripercorrere un po' il grande momento della tua carriera, cosa faresti e cosa non rifaresti? Ah, guarda, per come sono andate le cose farei tutto uguale, farei veramente tutto uguale, perché ogni cosa che è successa è stata un tassello in più per quanto riguarda il puzzle della mia vita, alla fine è così. Certo. Ogni esperienza, pure quella là magari che vorrei oggi saltare, no? Oppure cancellare, però poi in fin dei conti mi rendo conto che è servito a qualche cosa, quindi... Io oggi sono una persona serena, mo il 21 giugno domenica faccio 43 anni e se ti devo dire la verità non cambierei nessuna cosa nella mia vita. Bravo, bravo. Io sono convinto che chi ha fatto grande gavetta, io lo dico sempre, tutto comincia avendo i piedi per terra, no? E sapendo aspettare i momenti propizi. Ma affossati proprio. Con il cemento non si muovono, no, perché comunque è vero. Senti, invece raccontami un attimino come nasce quel connubio di Turuturo con Giada, come hai pensato? Con Giada è stata una cosa per caso, anche perché io all'epoca frequentavo lo studio di registrazione del Giardino dei Semplici, perché Tommy, il batterista, era la persona con la quale scrivevo, era il mio produttore all'epoca, e quindi frequentavo lo studio. In più Giada era la figlia di Gianfranco, che all'epoca suonava con il Giardino, e quindi era facile incontrarci lì giù, ci vedevamo spesso. Io Giada la conosco che aveva 9 anni, e frequentava lo studio, anche perché lei era veramente... un cavallo di razza, lei aveva una voce straordinaria già da piccolissima, sembrava una Mariah Carey in miniatura, bravissima. Quei grandi talenti poi alla fine si confermano, no? Poi successe che io scrivendo questa canzone l'andai a registrare giù dal Giardino, mm-hmm. e Gianfranco l'ascoltò e mi chiese se lui poteva metterci le mani, perché la voleva far diventare un duetto, capito? Sì, sì. Un botta risposta tra maschio e femmina. Sì, sì, e sì. Io contentissimo, dissi come, no? Insomma, dopo un paio di giorni ci ritrovammo già allo studio col pezzo aggiustato, siamo andati, ci trovavamo giustamente, io lo dovevo registrare, mi serviva la voce femminile, c'era Giada, e così è stato. È stato per caso, appena l'abbiamo registrata, l'abbiamo ascoltata la prima volta, abbiamo detto questa canzone vince il Festival di Sanremo. No, ma guarda che non è nello, ti voglio confermare quello che dici, perché guarda che la sensazione di tutti è stata esattamente quella, quel motivetto che aveva bisogno di trasmettere uno allegria alle persone, poi lasciare un ricordo per raccontare una canzone. Ed è rimasto però questo Turuturo. Tu pensa che mi hai rovinato un figlio, te l'ho detto, Michael. È diventato il mio Turuturo ormai il brano. Però sono contentissimo perché entra nel, come dire, nella mente in maniera... Ma noi lo sapevamo, guarda, noi siamo andati a fare... Sai che c'è tutta una selezione prima di arrivare tra i 12 giovani del festival. Assolutamente. E siamo andati a fare il live dopo questa grandissima selezione, non so quanti ne eravamo, di 2000, no? 800, poi 200, poi 100, insomma, arriviamo ai 24. Questi 24 dovevano andare a Roma.
e cantare davanti alla commissione dal vivo, perché dai 24 ne sarebbero usciti 12. E io già andammo là, e io mi ricordo che dopo che cantammo la commissione non ce la fece, ci fece l'applauso. Allora, dai, già parti con quella cosa di quindi capisci bene che, sapere, insomma, che hai un'arma vincente, capito? No, ma poi te lo senti. Ma assolutamente, guarda che se fossi stato uno della commissione avrei reagito alla stessa maniera, perché comunque è veramente un brano che ti presenta il conto subito, no? Non, sì, non c'è, non c'è, ma bisogno. Poi è già da, mi hai fatto ricordare una cosa che fu un'altra furbata pazzesca. Ci presentammo mano nella mano, capito? Eravamo proprio tipo due fidanzatini perfetti. La canzone perfetta era proprio, capito? Ci dovevano prendere per forza, ma per non parlare dei sguardi all'esibizione di Sanremo, perché chissà quante persone, questi stanno insieme, questi sono fidanzati per davvero, l'hanno detto un miliardo di persone, guarda, ne sono straconvinto. Adesso siamo in presenza del famoso brano che stanno cantando, come dicevo prima, i Pinguini in Australia, Grande Amore, presentato dal volo all'Eurovision. Quindi sentiamolo insieme, godiamocelo insieme e poi torneremo con Francesco. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Grande amore, dimmi che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sai, che solo me sceglierai. Ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando amo, amo solo te. Dimmi perché quando vivo, vivo solo in te. Grande amore, dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sai, che non mi sbaglierai mai. Dimmi chi sei, che sei il mio unico grande amore. Che sei il mio unico grande amore. Io ho volutamente bello, mamma mia. Ho volutamente che bei ricordi prendere questo filmato, perché vedere quelle bandiere italiane, no, in un festival che sventolano così all'impazzata è davvero una cosa
bellissima. Io credo che siamo veramente... Guarda, io stavo là, io ero lì, e insieme a Tom, insieme a Pasquale, coi ragazzi, e devo dire la verità, è stata un'emozione indescrivibile. Immagino. È stata una cosa anche più grande del Festival di Sanremo, perché al Festival di Sanremo i giornalisti a noi ci hanno veramente buttato per terra, insomma, il pezzo ha ricevuto zero, sai, le pagelline, tutte queste cose guarda caso l'avevano proprio ucciso sto pezzo, ma non ci indovinano mai. No, ma poi sembrava che ci fosse proprio un'avversione contro il Volo, perché il Volo rappresentava il vecchio, mentre poi sai, i giornalisti di solito vanno verso le novità, le cose controcorrenti. E invece quando siamo andati lì, io e Tommy abbiamo ricevuto le ovazioni, manco fossimo Michael Jackson, cioè nella sala stampa veramente ho avuto l'applauso di tutti i giornalisti del mondo, tutti che si volevano fare le foto, che mi volevano incontrare per questa canzone qua. Quindi questa cosa dell'Eurovision io non la dimenticherò mai, per questo motivo qua soprattutto. E i ragazzi, quando uscivano i ragazzi lì sul palco, non si capiva niente, non si capiva niente. Vedere tutte persone di altri paesi che impazzivano per una canzone italiana mi ha veramente riempito di orgoglio in quel periodo là. Io sono convinto che noi dobbiamo vivere di queste grandi emozioni, perché noi lo meritiamo, no? Al di là di tutto, voglio ricordare che noi italiani siamo un popolo veramente bravo nell'arte, quindi abbiamo in lungo e largo dimostrato che possiamo dare tanto e possiamo ricevere tanto. Questo stranamente però, come dicevi tu, deve partire dall'Italia, perché se per esempio le TV italiane, le radio italiane cominciassero a passare più brani italiani e meno stranieri, sarebbe la volta buona che qualcuno comunque riesca ancora a comprendere di più quanto è il valore, perché ci sono veramente un'infinità di artisti che... Bisogna creare gli spazi perché sono pochi e sono purtroppo dati sempre agli stessi. Invece in Italia... ma ce ne sono, ci sono tantissimi, ma veramente tantissimi artisti che insomma lottano per questo, per avere il loro piccolo spazio nel mondo della musica, e ti assicuro che è veramente dura. Io mi sento guarda, lo so, perché gestendo un'agenzia di spettacoli sento tante cose in giro. Peraltro quando tu vai in giro con Made in Italy, che porti molti, molti brani di anche di altri autori, no? È un modo lo spettacolo dei Made in Italy è proprio questo qua: fare un percorso attraverso la musica italiana che è partita dall'Italia e poi è diventata famosa anche all'estero. Questo è il concetto di quello che Non mi sembra poco, anzi mi sembra veramente tanto, e di questi spettacoli bisognerebbe farne tanti, perché vedete già lo stesso fatto di ricordare grandi canzoni, perché non finiremo mai, c'è una lista interminabile di brani importanti della musica italiana. Sì, ma di brani, di autori, io cerco di fare... quello che sono, purtroppo io faccio uno spettacolo 2 ore e mezza, 3 ore, poi insomma devi anche dare priorità a quelli che sono effettivamente i successi che ci riconoscono all'estero, e ti assicuro che ne sono tantissimi. Mamma per mia. Riempire 3 ore di spettacolo, ma che sono veramente tantissimi. Ma che mi piacerebbe farne tanti altri, ma metterli tutti in uno spettacolo non è possibile. Per questo il concerto dei Made in Italy anche si rinnova sempre, perché i successi italiani che hanno poi fatto successo all'estero sono veramente tantissimi. È bellissimo. Io peraltro colgo l'occasione di avere te e avete ascoltato un brano che è fantastico, è grande, grande amore, e volevo ricordare in questo momento un grande artista, un grande esponente della TV che è scomparso ieri prematuramente, al quale voglio mandare un mio saluto personale. Gianchi, una persona di grande preparazione, ci mancherai veramente tanto, perché un professionista così ci ha lasciato prematuramente. Questo veramente lo porterò come ricordo, perché vedendo tutte quelle apparizioni che fanno vedere in televisione,
la gente non sa mai chi sta dietro le quinte, no? E chi prepara uno spettacolo, no? Quando un personaggio come Gianchi che preparava uno spettacolo e faceva fatica, magari forse non si vedeva e veniva ricordato meno, però loro sono quelli che portano avanti alla fine un grande spettacolo come quello che abbiamo visto in onda poc'anzi, no? E la sua scomparsa mi ha praticamente un po' toccato. Lui va il mio più grande saluto in questa serata. Senti, Francesco, visto che ci avviamo alla conclusione, quante serate prevedi, visto Covid permettendo, per concessione del Covid, di fare in questo ormai scorcio di stagione, chiamiamolo così, perché noi siamo abituati. Io spero di farne tantissime. Naturalmente le cose stanno iniziando, ma piano piano, anche perché il cambiamento c'è. Purtroppo non si possono creare assembramenti, non si possono fare concerti veri e propri, perché purtroppo non possiamo, dobbiamo mantenere le distanze, il virus c'è ancora, quindi assolutamente c'è poco da scherzare. Ne sta dando comunque prova anche di recente, perché si stanno ripresentando dei casi, questo mi dispiace molto. È una cosa che ancora deve finire, ci sono, ti ripeto, tanti imprenditori coraggiosi che stanno cercando di ripartire, e anche noi musicisti ci sentiamo molto vicino a loro, perché naturalmente dobbiamo venirci incontro, sia con i cachet, sia loro con gli introiti, perché naturalmente le spese sono sempre tantissime, bisogna andarsi incontro. Allora io cerchiamo di ripartire, questo è tutto, e ringraziando a Dio le date escono. Infatti io vi invito a seguire sempre o la pagina Francesco Boccia, ma adesso prima che ci lasciamo rimandiamo perché io comunque la tengo sempre aggiornata, insomma saprete sempre dove andiamo a suonare, soprattutto se vi iscrivete ai canali nostri arrivano le notifiche direttamente. Un saluto e ci incontreremo, speriamo quante di più. Stanno arrivando tanti messaggi, io saluto anche Daniele che ci scrive, ciao grande Francesco, ciao Daniele, Daniele è un ascoltatore veramente assiduo, Daniele, e guai se mi dimentico di salutarlo. Dicevo, ti voglio rubare una promessa, il primo live che fai mi chiami e mandiamo uno streaming del live, così riusciamo a far vedere ai nostri amici come stiamo ritornando dal vivo. Venerdì andiamo a suonare, sicuramente ci sarà mi mandano un sacco di video. Mi mandi il video, io subito lo mando in onda. Francesco, cosa dirti? Grazie per la tua disponibilità, per questa ora che grazie a voi. Sembra sia quasi trascorsa e non ce ne siamo resi conto, 50 minuti sono volati, ma attraversando delle grandi emozioni, raccontando quello che in lungo e largo si ha, ricevendo l'opportunità di fare grandi cose, no? E lui, Francesco, vedete, nonostante autore di brani di enorme successo, che veramente hanno spopolato in tutto il mondo, ripropone quella musica italiana. Ragazzi, artisti, mettiamoci a lavorare per la musica italiana. Noi siamo bravi, continuiamo a essere quelli che sappiamo fare la musica. E poi, peraltro, è intervenuto anche Mauro Spedino, che di musica italiana ne mangia quanto noi. Vincenzo Capasso, che ti saluta ancora una volta. Peraltro, il maestro che in questo ultimo periodo sta riscrivendo tante nuove canzoni, e chissà che non gli venga in mente di scriverti qualche cosa pure a te, perché lui è così, perché Capasso quando scrive Giusi di Cara, grazie a tutti, veramente siete tanti, ma tanti, io vi ringrazio tutti, perché ogni sera dimostrate un grande affetto, ma soprattutto l'avete dimostrato al mio amico Francesco Boccia, che ringrazio per l'ennesima volta. Ho rubato una promessa quando farà la serata, ma figurati Francesco, mi manderà dei video e quindi io sarò felicissimo di mandarli in onda, perché mi piace sostenere ancor più la musica italiana. Noi ci lasciamo con questo contributo che fa parte dei Made in Italy, ripercorre un po' i successi di Boccia e poi farà vedere un pezzettino di quello che è il suo tour. Detto questo, vi ringrazio ancora e vi do la più cordiale buonasera a tutti da Francesco Palombardo e da Francesco Boccia. Ancora grazie Francesco. Ciao a tutti. Buonanotte. Il volo con grande amore.
abbiamo l'autore della canzone del volo, ovvero Francesco Boccia, Puntrendi, grandissimo, complimenti. Al Sanremo del 2001, tra le nuove proposte, c'era una coppia formata da Francesco Boccia e Giada Caliendo. Il brano divenne subito un successo. Turu Turu. Ma qualcosa tra di noi può succedere lo stesso, non ci arrenderemo mai, fino a che sarà successo. Turu 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 nella testa, nella testa, non male adesso dico, adesso dico che c'è un turu turu nella vita. Cominciamo a volare nel cielo infinito, ma insieme a me, tutti. Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di braccia e poi non provare un brivido dentro e correrti contro, gridarti ti amo. Ricominciamo. Ciao Francesco Boccia. Francesco Boccia, mio piccolo. Note, musica, musiche e parole. Un grande brano, un brano che ha fatto davvero il giro del mondo, ma non solo una volta, più volte. Grande amore. Lei chi è? Che rapporto ha con questo brano? Io sono l'autore insieme.